Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, benvenuti alle Fonti Closing Bell. Come promesso faremo il punto su alcuni dei dossier più importanti sul tavolo del governo, a partire da quelli un po' più urgenti come caro bollette, inflazione, debito pubblico. Abbiamo sentito ieri in audizione davanti al Parlamento europeo la Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, e non soltanto, anche Gentiloni, commissario affari esteri, hanno fatto il punto sia ovviamente sul debito pubblico italiano, la crescita dell'Eurozona e tanti altri argomenti molto molto caldi. Poi faremo il punto anche sul PNRR, quali sono gli obiettivi da centrare entro a giugno 2022 e ovviamente ricevere la seconda tranche degli aiuti da parte ovviamente dal piano più importante dell'Unione Europea, Next Generation EU. Do subito il benvenuto ad Alberto Bagnai, senatore responsabile economico Lega Salvini Premier. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle Fonti. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Senta, partiamo dall'argomento forse più caldo, che fra le altre cose è un vecchio argomento ma tornato attuale, cioè lo spread, attualmente a 160 punti base, in lieve calo fra le altre cose rispetto ai livelli di ieri a 166 punti base, però decisamente sotto pressione al mercato obbligazionario a causa dalle dichiarazioni appunto di Christine Lagarde, che effettivamente non è escluso un rialzo dei tassi entro la fine del 2022, come probabilmente anche normale considerando l'inflazione che stiamo affrontando in Italia all'interno dell'Eurozona. C'è da preoccuparsi a suo avviso? Allora, intanto molto brevemente, per ricordare che io sono un politico da 4 anni, prima facevo il docente di politica economica e mi occupavo in particolare di analisi econometrica del lungo periodo. Ora, oggi lo spread è a 160, io lo sto seguendo con gli occhi della mia professione precedente. Devo dire che se è pur vero che le ultime, diciamo, infelici esternazioni della signora Lagarde gli hanno dato una spinta al rialzo, è pur vero che dobbiamo constatare che la tendenza era verso un graduale rialzo ed era iniziato ormai da un po' di tempo. Circa le esternazioni della signora Lagarde, ecco, non vorrei sembrare, diciamo così, troppo critico, ma sinceramente o scettico addirittura, che pare che sia un insulto. Mi viene un pochino da dire in che mani siamo, cioè il rischio che in una situazione delicata come questa si commettano errori come quelli che commise Trichet nel precedente ciclo, diciamo, di crisi economica, quella innescata dai noti eventi della Lehman Brothers, e si vada a stroncare una crescita che comunque è già fortemente compromessa dall'andamento dei prezzi dell'energia, cioè da un tipico shock di offerta. Il rischio che si aggiunga quindi uno shock monetario a uno shock di offerta esiste, ed è abbastanza desolante vedere che siamo ai massimi livelli della nostra politica monetaria in mano a una persona che forse non pesa esattamente le parole che dice o non si rende conto del tipo di aspettative che possono suscitare sui mercati, perché i mercati, questo non devo spiegarlo a voi, vivono di aspettative. Quindi io sono un po' preoccupato non tanto per la situazione in sé, quanto per il modo in cui mi sembra che la si stia gestendo. Ci vuole più, diciamo, senso di responsabilità e più capacità di guidare le aspettative. Quindi, giusto per fare, come dire, il punto su tutto ciò che ha detto lei, non è, come dire, soddisfatto da come la BCE ha gestito questa crisi, ovviamente causata dalla pandemia? No, è diverso sulla gestione da parte della BCE della crisi, ma sa, diciamo così, c'era una volta un importante presidente della BCE che disse che i governi avevano un pilota automatico e quindi dovevano fare le riforme, che erano poi i tagli, insomma. Ricorderete quella stagione che secondo alcuni ha chiusa e secondo altri no. La BCE sostanzialmente si è trovata ad avere il pilota automatico, non poteva fare altro che proseguire con i suoi programmi di acquisto di titoli, perché lo stavano facendo tutte le banche centrali al mondo, perché comunque il contesto dell'Eurozona è un contesto più delicato per la coesistenza di stati nazionali che hanno fondamentali macroeconomici piuttosto disparati. Quindi sotto quel profilo, come dire,
Non c'è né da lodare, sarebbe stato criminale se fosse stato fatto il contrario. Io mi riferivo in particolare a questa ultima conferenza stampa che ha fatto un pochino il paio con quella che ricorderete tutti di marzo, quando di marzo 2020, quando la signora Lagarde disse non siamo qui per chiudere gli spread e poi dovette intervenire per chiudere gli spread, quindi diciamo smentendo se stessa a tempo record, probabilmente perché quel gesto che era politicamente stato letto da alcuni come aggressivo verso il nostro paese aveva messo in difficoltà anche altri paesi europei. Senta, ovviamente parlando della BCE non possiamo non parlare della crisi energetica a cui stiamo assistendo qui in Europa e non soltanto, in particolar modo anche in Italia la situazione è molto delicata, in effetti questo giovedì ci sarà molto probabilmente un nuovo intervento appunto per le bollette, il governo pensa appunto di portare in CDM nuovo decreto legge per calmierare i costi luce e gas, credo che ammonta più o meno 5 miliardi invece. La Lega e non soltanto, ovviamente, tanti altri partiti hanno richiesto un intervento un po' più massiccio, cioè da almeno 30 miliardi di euro, però ovviamente deficit. Dunque, il governo ha, diciamo, messo da parte questo scostamento di bilancio. Le chiedo innanzitutto una valutazione da come è stata gestita questa crisi energetica che poi si è trasformata in un rincaro bollette piuttosto importante che, ecco, persiste nel tempo. Ma allora, qui ci sono tantissimi livelli di lettura. Per quel che riguarda, il governo attuale e la situazione del paese, il governo è già intervenuto con due provvedimenti per abbattere gli oneri di sistema, per accordare crediti d'imposta, insomma, ha già messo alcuni miliardi nell'economia. Circa il tema, dei 30 miliardi che alcuni, anche il nostro segretario federale, hanno chiesto in alcune sedi, e beh, quello è un ordine di grandezza, diciamo, che ci è sembrato ragionevole, ma nell'immediato la cosa importante è che si intervenga tempestivamente e, come spiegava questa mattina il nostro sottosegretario Freni sul Corriere della Sera, se non vado errato, un intervento da 7 miliardi tempestivo e soprattutto targettizzato, cioè che vada a incidere nella misura del possibile sui costi delle aziende più energivore per evitare che siano costrette a chiudere, questo intanto è ovviamente un buon inizio. Qui vorrei diciamo dire, inanellare due rapide considerazioni di carattere di struttura, diciamo. La prima è che, appunto, parlando di struttura, io non scommetterei troppo sulla, come dire, volatilità di questo episodio inflazionistico. A mio avviso, questo episodio inflazionistico è persistente e va, probabilmente gestito con un'ottica di medio-lungo periodo. Cioè, in altri termini, scommettere sul fatto che poi dopo tanto a marzo fa caldo, l'inverno non è freddo, allora scende la domanda di gas e quindi il prezzo scende, sì, queste dinamiche sono note, queste dinamiche le conosciamo, ma se non incidiamo su alcuni problemi strutturali che sono poi di natura geopolitica, geostrategica del nostro mercato dell'energia, rischiamo di dare persistenza all'inflazione. Il secondo aspetto, molto rapidamente, è che in contesto civilmente, pacatamente, costruttivamente, da membro di maggioranza al MEF, l'idea che bisogna evitare magari di fare deficit perché se no poi dopo cresce il debito, ma quando un'azienda chiude, il suo proprietario e tutti i suoi dipendenti non guadagnano più e non pagano più le tasse, e anche da quel lato lì il deficit aumenta. Quindi bisogna un pochino scegliere qual è il male che si preferisce. Quando si è in una situazione di crisi piuttosto grave come questa, che ricorda quasi le crisi energetiche degli anni 70, credo che la tempestività dell'intervento sia fondamentale. Ecco, e secondo lei, considerando che comunque ci sarà deficit lo stesso se dovesse essere una crisi ben più marcata e di lungo termine, bisognava intervenire in maniera più massiccia come magari ha fatto la Francia? Guardi, qui io nel marzo 2020, mi sembra intorno al 21 marzo 2020, cercai di spiegare ai miei lettori
così, che appartengono alla mia risalente attività di professore universitario con un blog, che ci sarebbe stata inflazione se non si fosse intervenuti con sufficiente incisività allora. Perché? Perché il tema è che noi qui siamo di fronte a un'inflazione da offerta che deriva dalla, come dire, disconnessione delle varie catene di creazione del valore internazionali, e c'è il tema dell'energia che è in questo momento in primo piano, perché è quello che, di cui i cittadini hanno anche esperienza diretta nelle famose bollette di cui si parla e che sono una formula comunicativa efficace per farsi capire da tutti gli elettori. Ma c'è una dimensione più complessiva di costo delle materie prime. E anche, direi, dato l'attuale orientamento che prima con il Green New Deal e poi con il PNRR l'Unione Europea sta dando alle nostre strategie di politica industriale, c'è anche un tema di, come dire, possesso, di collocazione delle materie prime. Nel senso che, come dire, noi stiamo abbandonando le energie fossili a beneficio dell'energia elettrica, e naturalmente ci sono vari livelli di lettura di questa roba qui. Un livello è molto semplice, quello, diciamo, della persona più naive, che vede la presa della corrente e, diciamo, se è sporca la spolvera, dopodiché pensa che lì l'energia sia necessariamente pulita. La verità è che a monte della presa di corrente c'è la produzione di energia, e che molto spesso si ignora anche il peso ambientale, ecologico di tutte le materie prime necessarie per costruire, ad esempio, una pala eolica. Si ignora da dove vengono le materie prime indispensabili per sostenere la conversione all'elettrico, per esempio il litio delle batterie. Ecco, questi sono tutti aspetti che magari ai vostri ascoltatori e telespettatori sono sicuramente molto ben presenti. Devo dire però che nel dibattito pubblico non tanto li si sottolinea ancora. Parlando ovviamente della crisi energetica, in particolar modo anche i prezzi del gas, non posso non chiederle un parere su tutto ciò che accade tra ovviamente gli Stati Uniti e la Russia e, se vogliamo dire, tra la Russia e l'Ucraina. Nel senso, a suo avviso, l'Europa può permettersi di essere troppo rigida con la Russia, visto che ieri Biden insieme ad Olaf Scholz ha detto alla conferenza stampa, fra le altre cose, una cosa che Scholz non ha confermato, però Biden ha detto se la Russia dovesse invadere l'Ucraina, non ci sarà Nord Stream 2. Bisogna dire qua che un progetto molto costoso di lungo termine, iniziato un bel po' di anni fa, è diciamo che è la Germania che decide questa questione. In effetti Scholz non ha detto nulla, Biden è stato molto sicuro, però le chiedo, l'Europa è in una situazione molto delicata, voi come la pensate all'interno del vostro partito? E cioè, si può permettere all'Europa di essere troppo aggressiva in termini di sanzioni con la Russia, considerando che dipende da quel paese appunto in termini di importazioni gas? Guardi, quale voglio fare una considerazione, appunto, lei mi chiede delle considerazioni di ampio respiro, che coinvolgono agende che peraltro nel mio partito non gestisco io, che sono quelle delle relazioni internazionali. Però accetto la sfida e vorrei partire da una frase che mi colpì molto nel discorso con cui il presidente Mario Draghi chiese la fiducia a questa maggioranza, ottenendola appunto a larghissima maggioranza. E era la sottolineatura del fatto che il suo governo sarebbe stato europeista ed atlantista. Dobbiamo riflettere serenamente, senza, diciamo, allarmismi, senza preoccupazioni, senza polemiche, però riflettere sul fatto che purtroppo l'europeismo e l'atlantismo si pongono in chiave dialettica, non è che viaggiano mano nella mano, perché dobbiamo renderci conto del fatto che la Germania, che è in qualche modo la potenza egemone del progetto europeista, direi non tanto per contributo di idee quanto proprio per peso economico, in realtà si caratterizza come una potenza euroasiatica, e questo lo si vede proprio sul tema dell'approvvigionamento delle fonti di energia, per dove, se posso, diciamo, usare un'espressione così metaforica, la Germania ha fatto la sua pace separata, diciamo così, con la Russia attraverso il progetto Nord Stream 2, il che le consente di approvvigionarsi di gas, mentre, diciamo, noi dovremmo diventare un immenso parco eolico proteso nel Mediterraneo.
Ora capisce che questo crea una serie di dinamiche, è uno dei tanti motivi per i quali noi come Italia rischiamo di trovarci in urto con gli Stati Uniti, che sono un nostro alleato, per l'adesione ad un progetto che invece viene orientato e gestito secondo logiche divergenti da quelle statunitensi. Peraltro voglio dire che tutto il tema della riconversione del green, del verde, quando nasce, dobbiamo anche ricordarci questo, diamo un po' di profondità anche temporale alle nostre riflessioni. Il tema della riconversione green nasce dopo il Dieselgate, che diciamo così, secondo alcuni, è ricordate come nacque negli Stati Uniti, ci si accorse che alcune classi di automobili tedesche non rispettavano certi requisiti in termini di emissioni. E, insomma, qualcuno lo vide anche come una sorta di ritorsione per imporre una barriera non tariffaria, una barriera non di prezzo all'esportazione da parte della Germania di auto negli Stati Uniti, ma questa esportazione era anche fortemente favorita in quel periodo da dinamiche monetarie che avevano portato a una svalutazione competitiva dell'euro contro il dollaro, perché questo, diciamo così, faceva comodo ad alcuni paesi all'interno dell'eurozona. Cioè, diciamo così, l'europeismo e l'atlantismo devono sempre trovare un punto di sintesi e l'Italia deve essere più incisiva nel comprendere e nello sfruttare queste dinamiche, altrimenti rischia appunto di essere vittima di sanzioni che vengono imposte su suoi partner commerciali per logiche di cui l'Italia non è la causa, e questo oggettivamente è ingiusto, lo abbiamo visto succedere anche in altri settori. Senta, lei ha iniziato, diciamo, a rispondere alla mia domanda parlando della maggioranza e dunque parliamo appunto della maggioranza, un suo Mi sono messo collega. nei guai. No, non direi, vediamo. Il suo collega Giorgetti ha espresso qualche, diciamo, parere che questa maggioranza appunto in pericolo, specie dopo le presidenziali, abbiamo visto all'interno dei partiti, sono state evidenziate delle spaccature importanti. Le chiedo, a suo avviso, la maggioranza è in bilico, cioè in pericolo, andranno avanti, diciamo, i piani per il PNRR o meno? No, allora io non vedo assolutamente un pericolo immediato per la maggioranza. Allora, è abbastanza chiaro che con l'avvicinarsi di scadenze elettorali, allora, sì, guardiamo al futuro, non guardiamo, poi se vuole ne parliamo, insomma, all'elezione del Presidente della Repubblica, ma guardando avanti si avvicinano scadenze elettorali importanti, come le amministrative di maggio, che magari insomma, investitori internazionali forse le trascurano, ma insomma hanno un loro peso, e poi le politiche del 2023. È normale che i partiti cominceranno a come dire, volersi identificare, affermare la propria identità, come dire, spolverare le etichette dei loro prodotti per portarle al mercato delle elezioni. Però io sinceramente non vedo in questo momento elementi tali che possano condurre ad una frattura, almeno non da parte nostra. Cioè, noi siamo entrati nel governo Draghi a seguito di un dibattito interno che c'è stato, dove ha prevalso l'idea di aderire, e non ci sembrerebbe assolutamente né comprensibile da parte degli elettori né responsabile da parte nostra in questo momento fare dei gesti di, non so, di ostilità a questa maggioranza. Si cercheranno di comporre in modo civile i dibattiti che comunque ci sono, perché se ci sono in una coppia fatta da due persone, è chiaro che ci possono essere in una maggioranza fatta da praticamente tutti i partiti tranne uno. Assolutamente sì, quindi non condivide, diciamo, le preoccupazioni del suo collega Giorgetti. Ma io ho sentito, perché ho partecipato al Consiglio federale della Lega poco più di una settimana fa, insomma, le argomentazioni del ministro Giorgetti, che ha espresso il desiderio che diciamo così, di valorizzare ancora di più il contributo della Lega a questo governo e a questa maggioranza, che è un desiderio che ovviamente condivido, nel senso che è interesse di tutti noi, intanto, diciamo così, aiutare
il paese e poi naturalmente anche far vedere in che modo lo stiamo aiutando. Però devo dire che rispetto ad alcune esternazioni fatte nell'immediatezza dei risultati elettorali, mi sembra che le posizioni del ministro Giorgetti si siano poi progressivamente, come dire, rasserenate. Ecco, non mi sembra che siamo più in quella fase lì. Ultimissimo, ovviamente, ultimissima domanda per quanto riguarda appunto le presidenziali. Lei è soddisfatto, ecco, dal presidente eletto, e cioè Mattarella? Il presidente Mattarella ha intanto un vantaggio ce l'abbiamo, cioè che lo conosciamo, quindi sa come si dice in Italia, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Per quel che riguarda, l'ambizione che il centrodestra ha avuto di poter proporre un proprio candidato, tutti abbiamo visto più o meno com'è andata, insomma, se sono mancati 70 voti alla prima votazione su un candidato di centrodestra. A mio avviso, che insomma ho il privilegio di conoscerla, assolutamente credibile e assolutamente adeguato come la Presidente Alberti Casellati, evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato nella formula di centrodestra. Ora, da qui poi si sono aperte tutta una serie di infinite considerazioni filosofiche da parte di commentatori e disseminatori di zizzania vari. Resta il fatto che qui per capire che cosa è il centrodestra, se è vivo, se è morto, che cosa si farà, diciamo, poi regnano anche considerazioni pratiche. Esempio, ritengo che alle amministrative di maggio si correrà secondo le formule che sono già più o meno in piedi nelle varie città e nelle varie amministrazioni che si vanno a rinnovare, e ritengo come altresì piuttosto ovvio che quale formula e quale tipo di geografia politica prevarrà alle elezioni politiche dipenderà dal fatto se si faccia o meno una riforma della legge elettorale. Quindi, diciamo così, sì, le elezioni del Presidente della Repubblica sono una scadenza importante. Il Presidente Mattarella ha al suo attivo un settennato, quindi senz'altro è una persona che è competente per svolgere quel ruolo. Dopodiché la vita va avanti e quello che, diciamo così, mi interessa o, se volete, preoccupa di più è la capacità di questo e di altri governi in generale del paese, se volete, uso un'espressione che non mi piace, ma la uso, del sistema paese, di assorbire e gestire non tanto le risorse quanto la sterminata burocrazia del PNRR. Sento, ultimissima domanda perché purtroppo tra qualche istante dobbiamo lasciarci, ed è proprio una domanda per quanto concerne il Monte dei Paschi di Siena, fra altre cose uno dei dossier sul tavolo del governo, perché effettivamente doveva esserci un matrimonio con Unicredit, poi è fallito, tantissime persone non contenti. Nel frattempo però la Lega e non soltanto il Movimento 5 Stelle, PD, Leo ha avuto un, come dire, sostegno, anzi ha dato un sostegno importante all'ex amministratore delegato a questo punto Bastianini. È stato sostituito proprio ieri, scusate, da Luigi Lovaglio. Le chiedo un parere, perché poi abbiamo visto anche i conti dei Monte dei Paschi rispetto all'anno precedente, non sono, diciamo così, ecco, preoccupanti. Le chiedo però un parere perché effettivamente la Commissione europea evidentemente non è stata abbastanza contenta dall'operato di Bastianini in questo caso. Ma allora, devo dire che sì, l'opera del dottor Bastianini ha avuto il supporto, diciamo, il suo lavoro ha avuto un riconoscimento positivo da parte di diverse forze politiche di questa maggioranza, proprio perché i numeri del bilancio, a differenza di quelli di altre realtà, in particolare di altre realtà dove, diciamo così, di banche salvate lato senso, diciamo, dallo Stato in vari modi, in varie forme, MPS è una banca che oggettivamente stava ricominciando a camminare con le sue gambe. Poi, naturalmente, io non voglio entrare nel merito di analisi tecniche che non sono neanche attrezzato a fare, perché sono un professore di politica economica, non di tecnica bancaria, non di economia aziendale. Fatto sta che con Bastianini la banca era ritornata a incrementare
il suo capitale di vigilanza era passato inattivo, eccetera, eccetera. Allora, non solo, aggiungo un altro dettaglio: il Monte dei Paschi è una di quegli istituti bancari che non sono tantissimi e stanno diminuendo per via, devo dirlo, di una cosa che questo governo sta gestendo in modo, secondo noi, subottimale, cioè il problema degli scandali intorno al 110%, la gestione della repressione delle frodi in quell'ambito. MPS era comunque una banca che stava lavorando bene su quel mercato e quindi era una di quelle banche che stava sostenendo oggettivamente la ripresa dei territori e dell'economia italiana. L'azionista ha voluto fare questa scelta, probabilmente gli chiederemo di spiegarcela. E vedremo, cercheremo di capirne le motivazioni. Credo che valga il detto evangelico, cioè li riconosceremo dai frutti. Allora, il nostro punto di vista è che anche grazie alla gestione Bastianini, Monte dei Paschi di Siena sarebbe potuta sopravvivere non per mantenerla per altri 7 secoli da sola, ma semplicemente per farle recuperare valore. E poi pensare eventualmente a fusioni e alla creazione di economie di scala che però avessero un senso strategico, non un senso o un sapore di svendita e di macelleria sociale. Vedremo che cosa succederà con il nuovo amministratore, cui comunque facciamo i migliori auguri di buon lavoro, in un contesto che oggettivamente, seppure risanato dall'amministratore che è stato sfiduciato, è un contesto sempre molto delicato e complesso. Assolutamente sì, grazie mille. Alberto Bagnai, Grazie a lei. senatore responsabile economico Lega Salvini Premier. Grazie, alla prossima occasione. Nel frattempo, buon pomeriggio. A lei e a tutti gli ascoltatori. Brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché segue Trading the Markets. A tra poco.